l'uomo certamente un giorno metterà piede su Marte nella sua ricerca d'acqua, che è un elemento essenziale per la vita. Qualche domanda? Al momento si parla molto dell'acqua e del fatto che presto mancherà. Già, inoltre di recente è stato anche proclamato un decennio dell'acqua. Ci potrebbe spiegare il perché, maestro? Sono solamente delle sciocchezze. C'è acqua ovunque, non si può restare senza. Ci sono i fiumi, i laghi e molto altro ancora. Ah. Comunque, tornando a noi, un essere umano ha bisogno di bere da 1,5 litri fino a 2 litri d'acqua ogni giorno, perché altrimenti potrebbe deperire. Dopo 3 o 4 giorni senza acqua, morirebbe. Al contrario, può sopravvivere per 10 giorni o più senza mangiare nulla. Però scusi, maestro, i laghi, i fiumi e le falde freatiche dovrebbero bastare, no? Come? Le falde freatiche? E cosa sono? Beh, 15.000 anni fa, durante l'ultima era glaciale, in seguito a cambiamenti climatici, i ghiacci polari si sciolsero e quest'acqua alzò il livello del mare di 120 metri. Ma, maestro, 120 metri? Mi sembra impossibile! Oh, invece è così, e la popolazione si rifugiò più in alto, andando a vivere in caverne che ancora oggi scopriamo. A dire il vero, all'epoca il mondo non era molto popolato. Stiamo parlando di poco più di 20.000 individui in tutta l'Europa. Ma così pochi? È incredibile! Una piccola parte di quest'acqua si infiltrò nel terreno formando le falde freatiche, che potrebbero soddisfare più della metà del nostro fabbisogno d'acqua. Beh, non sarebbe affatto male, non sembra anche a voi, ragazzi? Se col passare del tempo non fossero diventate un po' troppo inquinate. Ma essendo profonde dovrebbero restare pulite. Fertilizzanti e pesticidi penetrano nel terreno. Inoltre l'acqua viene inquinata dalle fabbriche, dai rifiuti e dall'attività dell'uomo. Perché tutto finisce nell'acqua. E non si può impedire? No, purtroppo non si può, e molta gente nel mondo spesso beve acqua inquinata, che causa malattie gravi. Lo sapevate che l'acqua costituisce più dei 2/3 del nostro peso? La frutta e la verdura che noi mangiamo ne contengono più o meno 80-90%. Ma, maestro, anche se l'uomo ha bisogno di 1,5 litri d'acqua al giorno, non è una quantità enorme. È vero, se l'uomo non inquinasse l'acqua. Beh, ma noi non inquiniamo così tanto. Tu dici? Più di 20 miliardi di tonnellate di rifiuti finiscono ogni anno nel mare. E 1 litro d'acqua inquinata ne inquina altri 8, capito? 20 miliardi, ha detto? Ma è un numero enorme! Eh già, puoi dirlo. E inoltre 1 litro di benzina che finisce per terra raggiungerà la falda e inquinerà ben 5 milioni di litri d'acqua. E non immaginate cosa finisce nelle fogne. Pensate che a Montpellier hanno persino trovato il cofano di un'auto. Il telaio di una bici, dei televisori, dei cellulari, delle sedie, computer, occhiali e molte altre cose ancora. D'accordo, ma 1,5 litri d'acqua per persona si può trovare. Oh, certamente. Ma ne servono 1000 volte tanto per l'umanità, eh? Hop. Beh, io non ne sono convinto. Adesso ti spiego. Servono 600 litri d'acqua per produrre 1 chilo di mais, usato principalmente per il pollame. 1500 litri per produrre 1 chilo di grano, oltre 4000 per 1 chilo di riso. E circa altrettanti per 1 chilo di carne. Nel frattempo, 1,5 miliardi di persone è senza acqua. Ma allora come fanno, maestro? In certi paesi le donne camminano 12 chilometri al giorno per procurarsi l'acqua necessaria a vivere. Oh, insomma, ci dovrà pure essere una soluzione, no? Beh, è un argomento molto complicato. Ne riparleremo. Ora è tempo di vacanze. Potremo viaggiare, vedere il mondo e i suoi problemi legati all'acqua. Dopo cercheremo di trovare delle soluzioni. Allora, ragazzi, qualcuno di voi vuole andare in Messico? È un'idea. Cosa ne pensate? Era un paese così bello, ma ora con l'inquinamento, la siccità, la povertà... Sì, è vero, hai ragione.
Forse preferireste andare da qualche altra parte del mondo? Come vedete, la navetta è a vostra completa disposizione ed è anche piuttosto veloce. Però, sì, e tu verrete con me. Non vedo l'ora di andare a riscaldarmi sotto il sole del Sahel. Ma dov'è finito, Piero? Allora, si può sapere dove sei? Sto arrivando, maestro, non si preoccupi. Molto bene. Invece voi tre andrete in India. Salite a bordo per la partenza! È già stato tutto organizzato. La vostra guida vi aspetta. Coraggio, si parte! Scusi tanto, ma... Ah, sei arrivato finalmente! Benvenuti nel mio paese. Io sono Raoul, la vostra guida. Vi piacerebbe vedere la nostra capitale, Nuova Delhi? Si trova abbastanza vicino. Sapete, i suoi edifici non hanno nulla da invidiare ai vostri. Certo, meraviglioso. Andiamoci subito. È meglio di no. Non siamo qui per visitare la città, ma per i vostri problemi d'acqua. Già, noi vorremmo studiare la scarsità di un elemento prezioso come l'acqua. E magari potremmo visitare Calcutta. È quello che pensavo anch'io, ma in più mi avrebbe fatto piacere mostrarvi che siamo una nazione moderna e dinamica. Le nostre migliaia di ingegneri informatici che lavorano in tutto il mondo, gli edifici, gli hotel, i centri commerciali, e poi le nostre università, i ristoranti, i caffè, i cinema. Pazienza, sarà per la prossima volta. Qui siamo nel Rajasthan, nel nord del paese. Prima di andare a sud, verso il Gange e le regioni povere, vorrei mostrarvi una delle nostre conquiste nel campo dell'acqua. Ci siamo quasi. Osservate, amici, grazie a quest'acqua noi siamo contenti. Il raccolto è buono, il bestiame è ben nutrito e anche la natura è rigogliosa. Guardate questa foresta e i suoi alberi verdi. Permettono di trattenere l'acqua piovana e nessuno ha il diritto di abbatterli senza l'autorizzazione dei saggi del villaggio. Ma come avete fatto perché tutto diventasse così verde? In pochi anni gli abitanti hanno costruito più di 40 bacini per raccogliere l'acqua. Quindi, con l'arrivo dei monsoni, questi si riempiono. Così l'acqua penetra nella falda lontano dall'inquinamento. E avete costruito tutto questo da soli? Certo, hanno fornito il terreno e anche la manodopera. E l'associazione Giovane India li ha aiutati. Solamente fino a pochi anni fa, quando non pioveva, c'era la carestia ed eravamo costretti a mangiare l'erba. Non avevamo nient'altro. Oggi invece, guardate, la nostra terra. Persino gli animali selvatici vengono ad abbeverarsi qui. Le iene, gli sciacalli, le scimmie, i leopardi e tanti, tanti altri. E questo è un vero bene per tutti quanti. Pensate, abbiamo visto anche una tigre. Beh, ma allora perché non fate la stessa cosa ovunque? È una bella domanda. Però il fatto è che i capi di Stato non sono affatto d'accordo. Già, loro preferiscono costruire grandi dighe la cui acqua costa 300 volte tanto. Ciò nonostante sono riusciti a fare la stessa cosa in 1000 villaggi come questo. Una fortezza del XVI secolo costruita per respingere l'invasione mongola. Ehi! C'è una donna che porta il suo bambino sopra la pancia. Ma l'avete vista? Sì, è proprio come nel deserto in Africa. Siamo nel Gujarat. Uno stato che in 20 anni di irrigazione eccessiva ha esaurito tutta l'acqua che c'era.
sia sopra che sottoterra. Ci spostiamo verso sud, là è meglio, vedrete. L'acqua e i pesticidi, nessuno sa usarli con parsimonia. E tutto finisce nei fiumi e li inquina. I pesticidi entreranno nel terreno, raggiungendo anche la falda freatica. Frea cosa? Ah, certo! Adesso mi ricordo. Ciò che gli interessa è il raccolto. Ricevono soldi per comprare pesticidi e aumentare la produzione, capite? Già, i nostri fiumi spesso sembrano una discarica. E come se non bastasse, ci sono poche fognature in questo stato. È incredibile, sarebbe quella l'acqua che la gente beve. Salve! Quell'uomo ha dato via tutti i suoi beni. Dobbiamo aiutarlo a vivere. Ma perché ha fatto questo? Ha deciso di dedicarsi alla ricerca della saggezza. Messo! Oh. Da dove viene quell'acqua? Dal fiume, ovviamente. Ma allora è acqua inquinata. Certo, tuttavia non ne abbiamo altra. Sì, l'acqua non è molto pulita, ma che si può fare? Beh, perché non provate a purificarla? Sarebbe utile. E dove troveremmo il denaro necessario? Sapete, qui noi viviamo con poco, nemmeno un dollaro al giorno. Ma ci sono delle soluzioni. Con questo purifichereste 20 litri d'acqua con un dollaro. E dove prenderò quei soldi? C'è una nuova tecnica per purificare l'acqua usando raggi ultravioletti. $300 per 1000 persone. Molto interessante, ma è sempre troppo caro per noi. Nel nord dell'India c'è un albero, la moringa oleifera. I suoi semi filtrano l'acqua, catturando i batteri e i virus. Ma ci vorrebbero dei bacini. Ascolti, avete la terra e la forza lavoro. Voi costruite i bacini e noi manderemo il necessario per purificare l'acqua. I giacinti d'acqua purificano. Anche la lattuga acquatica si nutre dei rifiuti e trattiene le sostanze inquinanti. Potreste anche usarla come fertilizzante per i raccolti. Sì, è vero, però serve più di un metro d'acqua per persona. Beh, potrebbero costruire dighe per trattenere l'acqua e dei bacini come quelli del Rajasthan. La pioggia dei monsoni li riempirebbe. Bene, potete iniziare con questi. Vedrete, faremo del nostro meglio per aiutarvi. Gli ho detto che state studiando i problemi legati all'acqua in India per trovare delle soluzioni. Così ci hanno lasciati passare. Sapete, il Bihar è uno degli stati più poveri. C'è corruzione ovunque. E negli ultimi anni ci sono stati più di 20.000 rapimenti. Ma l'India non è solo questo. Dalle nostre università ogni anno escono 500.000 ingegneri che sono apprezzati in tutto il mondo. È vero, ma c'è anche molto analfabetismo. È la nostra terra. Tutto un contrasto. Che cosa sarebbe questo? Non ha un bell'aspetto. È letame di mucca. Chi compra questa roba? È uno dei pochi combustibili della zona. E anche un ottimo fertilizzante naturale. Buongiorno, sono un dottore e ho studiato in Francia. Benvenuti. Ha costruito lei il nuovo pozzo? Oh no, a dire il vero è un'organizzazione internazionale che ce l'ha donato.
insieme a molti altri ancora. Per fortuna, no? Sì, ma l'acqua di quasi tutti i pozzi contiene un veleno. L'arsenico. Ricordo ancora un uomo anziano che, vedendo sgorgare l'acqua dai pozzi, ha urlato: ma questa è l'acqua del diavolo! E aveva proprio ragione. Quell'arsenico ha avvelenato centinaia di migliaia di indiani. Ed è ancora peggio nel vicino Bangladesh, dove i malati sono milioni. Scusi, ma com'è possibile? Quell'acqua non è stata analizzata prima di berla? No, sarebbe costato troppo. Volete vedere i risultati? Venite, ve li mostrerò. Alcuni hanno solo buboni sulla pelle, ma per altri è peggio. E che cosa può fare per loro? Beh, li rassicuro. Il loro male non è contagioso. L'unica cura è prendere delle vitamine e bere acqua pulita. Mi è venuta un'idea, vieni nella Jeep con me. La sanità si stia attivando per aiutarci. Allora costruite dei bacini. Ecco, tenete. Dovrebbe aiutarvi ad avere acqua pulita nel frattempo. E state sicuro che noi difenderemo la vostra causa? Ah, certo. Calcutta è a un'ora di macchina. Se riusciamo a passare. No, non mi sono sbagliato. Siamo proprio sulla strada giusta. Da quella parte. È un quartiere povero, ma sembra una città. Molta gente che non riesce a trovare posto a Calcutta vive qui. Volete visitarlo? Studentesse, allora ci sono delle scuole. Lo scoprirete. Ma si può sapere chi è questa gente? Sono persone che lavorano a Calcutta, ma gli affitti della città sono troppo cari. Che cosa fanno? Qual è il loro lavoro? Impiegati d'ufficio, d'hotel, operai, ci sono persino impiegati statali. Oh! Dei francesi, ma che gran piacere. Sapete, anch'io sono francese e qualche anno fa ho costruito questa scuola. E anche quella là. Il cuscito, la dattilografia e l'informatica per queste ragazze di cui nessuno si occupava. Che dignità hanno queste persone? Ma l'acqua dove si trova? Hanno diritto a 5 litri di acqua pulita al giorno. Se penso che noi ne consumiamo da 2 a 300 litri e gli americani 800. Il pozzo più vicino è a mezz'ora di marcia e immaginate che acqua. Il Gange è 3.000 chilometri, tuttavia il pompaggio e l'irrigazione sono troppo importanti. Bisognerà attendere i monsoni perché si riempia. Qui vivono 500 milioni di persone, la più alta concentrazione al mondo. Incredibile, è più dell'intera popolazione d'Europa. E ogni giorno 1,5 miliardi di litri d'acqua di scarico finiscono nel fiume.
Molto spesso il pesce non è commestibile. E a volte anche le coltivazioni sono inquinate. Vedete le risaie? Riso, ma servono più di 4.000 litri d'acqua per produrne un chilo. È uno dei nostri principali nutrimenti. E le piantagioni di tè e mais. Volete vedere come si depura l'acqua a Calcutta? Certo, è molto interessante. Ma non c'è nessun impianto qui. No, è un po' come quello che spiegavate prima. Le piante assorbono parte delle impurità dell'acqua e inoltre nutrono carpe e gamberoni che fanno la fortuna di questi pescatori. Beh, questo sistema è sempre meglio di niente. Guardate, gli intoccabili. Sono la casta più povera del paese. Il governo cerca di migliorarne la situazione e di trovargli un lavoro da impiegati. I fiori sono da ragazza. Allora, andiamo a vedere il Gange? A Calcutta ci sono 15 milioni di abitanti. E pochissimi servizi sanitari. Sono rimpiazzati dal fiume. Beh, la città non era stata costruita per così tante persone. Quest'acqua è impura e pericolosa. È la causa dell'80% delle malattie del vostro popolo. Il vostro fiume è il più sporco del mondo. Perché non cercate di purificare le sue acque? Quest'acqua è un dono del cielo e il Gange è la capigliatura di Shiva che purifica tutto. Dona felicità e salute. Ma no! Quest'acqua miete più vittime di tutte quante le guerre del mondo. I Veda dicono che l'uomo è debitore agli dei che danno e riprendono quando vogliono. Maestro, che cosa possiamo fare? Noi non ne abbiamo idea. Quando sarete di ritorno troveremo delle soluzioni. Non preoccupatevi. Cercate di capire, le vostre soluzioni occidentali non si possono applicare qui. Noi siamo troppo poveri e troppo numerosi e voi avete visto solo questa regione. Si potrebbe estendere a tutta l'India il sistema dei bacini che l'acqua dei monsoni poi riempirebbe. E insegnare come metterla da parte. Oppure agli agricoltori come economizzarla. Bisognerà che anche le organizzazioni internazionali aiutino questa povera gente. Sì, hai ragione, ci lavoreremo su. A ognuno dovrebbe essere data l'opportunità di vivere in modo dignitoso. La terra.